Allora, rientriamo qui su Play, siete all'ascolto, magari anche alla visione, di RBA Radio e TV e ve l'ho detto oggi. È lo spazio di approfondimento, che in genere appunto è un'intervista, un po' diverso dal solito, eh, perché abbiamo l'occasione di parlare con una persona che, era, eh, che vive talmente vicina che ci siamo detti: beh, perché limitarci alla, alla chiamata, alla videochiamata? Eh, proviamo a fare qualcosa qui in studio. Vi ho detto un po' vagamente che si parla si tratta di una testimonianza dall'Ucraina, dall vi parleremo un po' meglio di che, cosa, di che cosa si tratta, ma intanto diamo il benvenuto alla nostra ospite, ciao Irene, Irene Caligaris. Ciao, buongiorno buongiorno a tutti. Grazie mille di essere qui con noi, ci, chi ci guarda in video può vedere sia te che me seduta a questo tavolo, appunto una visione un po' strana per questa, per questa trasmissione. Eh, tu ci hai contattato qualche tempo fa? Dicendo che eh, sei appena stata in, uh, in, in viaggio, diciamo, mm -hmm. in Ucraina non per uh, una sorta di turismo dell'orrore, di turismo macabro, eh, ma hai citato una sigla che ci suonava familiare. In effetti l'avevamo contattati qualche tempo fa, ovvero il Mean. Insomma, prima di andare a raccontare tutto nel dettaglio il tuo viaggio, ci racconti: insomma, da dove è partito questo tuo viaggio e con chi sei andata, in sostanza. Sì, certo. E appunto io ho viaggiato con il Mean, che diciamo possiamo definirla un'organizzazione, anche se in realtà non è un'organizzazione in quanto tale, più un insieme di organizzazioni, di associazioni, di realtà territoriali che in gran parte fanno capo al mondo del volontariato, ma sono presenti per esempio anche gli scout, docenti universitari, medici, insomma, è un, ecco, loro si definiscono un progetto. No? E mean significa movimento europeo di azione non violenta e diciamo un gruppo che si è costituito abbastanza spontaneamente eh, proprio nei primi tempi dello scoppio della guerra in Ucraina proprio perché è nato dall'incontro di volontari che attraverso eh, vie differenti insomma si, si sono ritrovati lì hm, proprio per per aiutare proprio in termini umanitari ecco nella, nella prima fase del conflitto e da lì è nata eh, l'idea di questo progetto che appunto è un progetto mh, diciamo con scopi umanitari ma anche proprio eh, civili nel senso più alto del termine ehm, che si ispira diciamo a quelli che erano eh, in gran parte gli ideali di Alexander Langer eh, questo mm. politico altoatesino alto adesino che eh, già durante la guerra dei, dei Balcani, nell'ex Jugoslavia, eh, si era diciamo, battuto fortemente per l'idea della costituzione eh, dei corpi civili europei eh, di pace. No? e diciamo, Questo è forse l'obiettivo più eh, elevato che, che si pone il MEAN, eh, di portare avanti, quindi di eh, diciamo, spingere fortemente affinché eh, l'Unione Europea appunto, eh, vada a costituire questi corpi civili di pace che eh, dovrebbero appunto svolgere un'azione diciamo di carattere mh, diplomatico mh, che mh, vada appunto a evitare che ogni volta si arrivi al conflitto vero e proprio ma che in un qualche modo si cerchi di riconciliare le parti mh, prima che si arrivi alla guerra. Chiaro e, e soprattutto senza avere come risposta a qualsiasi problema l'invio di armi, l'invio di armamenti, la spesa, la spesa militare tra l'altro citi le guerre nei Balcani dove la società civile ebbe per fortuna un certo ruolo forse solo simbolico, chi lo sa però ci fu un intervento della società civile durante l'assedio a Sarajevo e forse qualcosina cambiò eh, in quella guerra da lì, da lì in avanti invece in Ucraina questa cosa è emersa purtroppo un po' meno il discorso belligerante è stato un po' più, eh, un po più presente un po' in primo piano No, noi molte volte qui sul RBA abbiamo cercato di dare voce invece a chi promuoveva la pace, la, la non violenza, eh, però insomma a, vorrei ritornare un attimo a te adesso, insomma, non voglio fare la disamina chiaramente della tua vita privata, ma mi raccontavi un po' fuori onda che insomma certo tutto molto interessante, molto entusiasmante, però si tratta di fare le valigie, di andare in un paese in guerra, quindi c'era chiaramente un po' di preoccupazione. Sì, c'era sicuramente preoccupazione e molta titubanza, non lo nascondo, anche perché appunto io in realtà non conoscevo il MEAN, cioè l'ho conosciuto proprio molto recentemente in occasione di questa proposta che mi è stata fatta tramite i conoscenti di partecipare appunto anch'io a questa eh, missione di pace, diciamo. No? E, e lì ho cominciato effettivamente a documentarmi per cercare di capire un po' meglio che cosa avrei trovato in Ucraina perché come dicevi tu chiaramente insomma si tratta di partire per un paese in guerra comunque non di andare a fare una vacanza ecco e, però diciamo anche ho deciso di aderire a questa iniziativa così anche per ragioni personali perché comunque la storia contemporanea è sempre stata dai miei interessi principali a partire proprio dalla guerra dei Balcani. Io tra l'altro sono un'insegnante, sono una docente proprio di lettere e storia, quindi se vogliamo anche per, anche per ragioni professionali, no? proprio perché io di queste cose comunque devo parlare, insomma, eh, mi sembrava assolutamente utile andare a toccare con mano questa, questa realtà, no? a vedere effettivamente. Cosa succede lì, al di là di quello che l'informazione passa, no? perché poi la visione che noi abbiamo di, di questi conflitti chiaramente è sempre è come dire, è parziale, è limitata. No? La guerra che arriva in televisione è sempre qualcosa di molto impattante. No? Noi vediamo il momento in cui arriva il missile, c'è l'esplosione però la realtà è che insomma raramente poi ci, ci viene raccontato davvero co come vive la gente magari al di fuori della zona del fronte eccetera quindi volevo capire un po' meglio questa, questa realtà ehm, sicuramente c'era anche l'interesse proprio a conoscere in prima persona per quanto è possibile proprio il punto di vista degli ucraini perché comunque dallo scoppio di questa guerra c'è stato anche come sempre un eh, moltiplicarsi anche di eh, narrazioni ecco anche a volte molto discordanti no eh, tra chi appunto parteggia per una parte chi un'altra e quindi ti offre una visione completamente opposta di quella che è il conflitto. no e, Ed effettivamente quello che forse mi ha trasmesso di più questa quest esperienza, questo viaggio, è stata proprio eh, l'utilità di capire che davvero in queste situazioni purtroppo finché eh, non si arriva sul posto e non si ha la possibilità di, di parlare, di interagire con chi mh, quella guerra la vive dall'interno, molte cose non, non si capiscono, insomma, perché si scopre una realtà che per certi aspetti è molto più normalizzata rispetto a quello che noi magari vediamo attraverso la televisione, però per altri aspetti è al contempo molto più drammatica, perché appunto la guerra va a intaccare proprio la... La quotidianità delle persone, proprio nei suoi aspetti più comuni, più banali, e questa è effettivamente una cosa, secondo me, difficile da cogliere fino a quando non si è proprio lì sul posto. Sì, da qui credo sia impossibile provare a immedesimarsi in, in, nella mente di una persona che, è in un paese in guerra, magari chi è lontano dal fronte, certo, però è un paese in guerra da due anni e mezzo ormai, che in termini di guerra è un'era geologica. Chissà cosa, che cosa può succedere ad una persona anche se non, non riceve insomma nessuna violenza però che cosa può succedere nella sua, nella sua testa voglio tornare poi a qualche tua considerazione personale ma Giusto per mantenere il filo del discorso, poi eh, nel concreto questo, questo viaggio, questa missione, eh, insomma che cosa siete andati a fare? Sì, eh, ma in realtà noi siamo andati a proseguire un lavoro che il MEAN ha cominciato già da diverso tempo, quindi come diciamo in realtà dallo scoppio della guerra e siamo andati a portare eh, avanti proprio con le istituzioni locali eh, ucraine mh, dei eh, tavoli di lavoro mh, con l'obiettivo appunto di eh, progettare in prospettiva, eh, guardare al futuro quando appunto questo conflitto prima o poi eh, finirà e quindi si tratterà comunque di andare a eh, ricostruire il tessuto sociale, a ricostruire anche i rapporti appunto fra eh, l'Ucraina e, e tutti gli altri paesi circostanti, non tutti gli altri paesi europei che certamente in questo momento sussistono, no? però ahimè sono rapporti più che altro legati alle vicende con Contingenti de, del conflitto. No? Invece il MEAN vuole fare proprio questo, cioè vuole proporre una visione alternativa e quindi lavorare sull'intestare dei, eh, dei rapporti fin da ora, dei rapporti civili, per esempio semplicemente fra comuni ucraini e comuni italiani o altri comuni europei, no? in maniera che poi nel momento in cui questa guerra finalmente finirà... Eh, si sia pronti per esempio per magari dare l'avvio a dei veri e propri gemellaggi, a degli scambi culturali, e comunque naturalmente il MEAN è già attivo adesso in eh, diciamo invece missioni di carattere più umanitario, quindi raccolta fondi, accoglienza di famiglie in difficoltà, eccetera. Però l'obiettivo di questa missione era proprio continuare a lavorare su questi tavoli di lavoro sulla eh, diciamo su questa proposta di legge proprio per la costituzione dei corpi civili europei di pace come dicevo prima eh, io personalmente ho lavorato a un tavolo di lavoro che eh, riguardava la proposta di istituire appunto la fine del conflitto eh, dei comitati per eh, la verità e la riconciliazione sulla base di quelli che eh, sono stati fatti in Sudafrica mm. e questo proprio con l'idea appunto di poter fornire alla popolazione come dire, un, una forma di, di giustizia che non sia solo quella diciamo, dei tribunali ufficiali dove spesso ehm, diciamo, la popolazione non ha, non ha voce in capitolo, ma l'idea appunto di progettare uno spazio in cui tutte le vittime sia da una parte che dall'altra perché ovviamente non c'è conflitto certo. in cui cioè, i buoni e i cattivi non sono mai tutti, tutti dalla stessa parte eh, appunto pensare di costruire uno spazio in cui eh, tutti poi possano andare appunto a eh, come dire, raccontare le violenze subite fornire una testimonianza di quello che è stato e in questo modo come dire cercare anche eh, da parte diciamo dell'aggressore una Forma di riconoscimento reciproco no, del dolore che si è, che si è vissuto nell'ottica proprio di una riconciliazione sociale. Ecco, sì, in modo che la linea. ferita non rimanga aperta all'infinito, ma in qualche modo si chiuda. Immagino però sia parecchio delicato questo tipo di discorso e mi immagino che giustamente ci possa anche essere un po, di, un po' di frizione, un po' di resistenza, quindi insomma che, che cosa ne pensa la popolazione ucraina che avete, che avete incontrato, insomma che cosa vogliono questi qua che vengono da fuori e ci insegnano come ricostruire l'Ucraina, insomma è questo l'atteggiamento oppure c'è un apprezzamento per questo lavoro? Allora, entrambe le cose. Sicuramente eh, loro in questo momento, come dire, stanno vivendo una situazione molto difficile. Uh, le ferite di questo conflitto ci sono, ci sono anche a Kiev chiaramente, noi tra l'altro siamo, siamo arrivati lì nella seconda settimana di luglio quando c'era proprio appena stato da poco uno dei più feroci attacchi mm. missilistici dall'inizio della guerra, sicuramente tutti ricorderanno soprattutto l'attacco all'ospedale pediatrico di Kiev che noi tra l'altro siamo andati a visitare, quindi è chiaro che eh, dalla parte... Ucraina in questo momento c'è sicuramente molta rabbia, mh? è comprensibile perché comunque parliamo di un popolo aggredito. Um, come dicevi tu, effettivamente mh, magari ci può essere un po' di resistenza nei confronti di questi progetti no? che possono sembrare così un po' troppo magari teorici, no? non, le, non troppo legati alla realtà che loro stanno vivendo. Però in realtà, d'altra parte, loro stessi hanno la consapevolezza che in un qualche modo poi bisognerà ricucire il tutto. Adesso ne nessuno può prevedere come andrà realmente a finire questo, questo conflitto, però, sicuramente eh, ci sono delle aree che sono adesso quelle occupate, no? non sappiamo se torneranno all'Ucraina o no questi territori, no? però in Ucraina ci sono comunque tanti territori che sono stati invasi per un periodo, poi sono stati riconquistati dalle forze ucraine e lì ci sono stati grandi spostamenti di popolazione, eh, grandi violenze sicuramente, e tra le parti in un qualche modo bisognerà poi mh, ricominciare a convivere. Comunque. E mm. quindi mh, sicuramente. Fa pensare effettivamente un po' alle guerre, alle guerre balcaniche, dove questo strappo non è stato forse ricucito esatto, in maniera è... così approfondita, e ancora adesso, per fortuna, la guerra è finita, per fortuna, la violenza è aperta è finita. Però quelle tensioni sono ancora pesantissime. Esattamente sono pesantissime proprio perché lì appunto si è arrivati a degli accordi di pace che non sono stati molto rispettosi di, che er di quelle che erano le reali esigenze della popolazione. Perché gli accordi di Dayton del 1995 di fatto è vero che hanno portato alla conclusione del conflitto, però hanno avvallato quella che era stata di fatto la pulizia etnica perpetrata dai Serbi. Quindi, cos'è successo? Che semplicemente le zone in cui. L'esercito serbo era, era arrivato, quindi le zone che erano state conquistate sono state annesse appunto alla, alla Repubblica Srpska e lì la popolazione che abitava prima sostanzialmente non è più tornato, è tornata in minima parte proprio perché teme comunque ancora aggressioni, ritorsioni, discriminazioni che effettivamente ci sono, no? E quindi è, come dire, è una pace armata. Perché, come dicevi tu, questi conflitti comunque ci sono, cioè sono sotto pelle, ma sono ben tangibili. Abbiamo... Ed è proprio una situazione di questo genere che bisognerebbe evitare che si eh, riproponga in Ucraina, perché sono appunto quelle, quelle situazioni di eh, disequilibrio eh, che prima o poi eh, potrebbero sempre comunque risfociare in un nuovo conflitto ecco. abbiamo sentito diverse volte Atlante delle guerre che questo, questo gruppo non so bene se sia un'associazione però insomma si occupa di monitorare le guerre e segnala poi sempre i Balcani come un'area di guerra esatto. anche se non c'è la guerra però in, insomma l'obiettivo sarebbe far sì che in futuro invece in Ucraina quella spunta non ci sia e ci sia invece eh, una situazione di, di pace e di pace vera e propria. Okay. Um e appunto, non volevo concentrarmi troppo sulla, sulla tua esperienza personale, però insomma, mi pare veramente molto preziosa e quindi, insomma, dal tuo punto di vista, tu che cosa hai visto, che cosa ti ha colpito, che cosa ti è rimasto di questa visita? Ma allora, mi ha colpito da una parte il fatto di trovare un paese molto più normale, tra virgolette mm -hmm. se così possiamo dire, rispetto a quello che potevo aspettarmi, anche se devo precisare che io mh, sono stata solo a Kiev, quindi ho viaggiato dalla Polonia a Kiev in treno e eh, ritorno, quindi l'Ucraina è un paese molto molto grande eh, e non sono stata diciamo nell'area più calda del conflitto, um, però ecco sicuramente appunto uh, l'idea di uh, andare in un paese in guerra mi aveva portato a, a pensare di trovare appunto, un territorio insomma completamente devastato. Mm. Eh, questo non è stato, ecco, devo dire che la cosa che forse mi ha colpito di più in assoluto è proprio ehm, la normalità con cui apparentemente sembra che tutto funzioni: no? anche il fatto che si prende semplicemente questo treno in Polonia, si passa la frontiera con normalissimi controlli di routine doganali. Eh, appunto si arriva a Kiev no? quasi come se nulla fosse ecco, no? si arriva in questa città che comunque è una capitale grandissima, piena di vita piena di fermento piena di attività, negozi apparentemente tutto eh, funziona normalmente appunto, no? E in effetti, nelle prime ore, almeno io personalmente sono rimasta un po' spaesata no? proprio perché non riuscivo a far combaciare questa realtà con quello che avevo immaginato. Poi, certo, quando si cominciano a sentire i primi allarmi mm. antiaerei, che comunque sono di nuovo molto frequenti anche a Kiev. Dopo un certo numero di mesi in cui sembrava che invece si fosse un po' diciamo, stabilizzata la situazione e ecco qualora le prime volte che poi ci si ritrova a doversi rifugiare nella metropolitana e ecco qualora lì effettivamente si, come dire, si tocca col mano, si realizza il fatto di essere effettivamente in un paese in guerra. E poi sicuramente un altro, diciamo, un altro aspetto che mh, è difficile cogliere quando non lo sperimenti di persona eh, sono effettivamente queste interruzioni continue di, di corrente mm. elettrica, mh, che sono tante, molto frequenti, a volte anche proprio molto lunghe. E, e questo proprio nella, nella quotidianità della vita crea ovviamente una serie infinita di problemi, perché insomma... Immaginiamoci tutti noi no? Nel, nelle nostre case con i nostri frigoriferi, già solo per dire, ecco, immaginate che cosa significa in questo momento. In Ucraina chi va a Kiev avere un frigorifero, no? Chiaro, anche lì la eh. differenza tra chi visita per qualche giorno e a questa scocciatura, pensare invece a chi esiste. Eh, sì, basta. diciamo è comunque qualcosa di più di una scocciatura perché eh sì. poi non avere la corrente significa ritrovarsi al buio non appena tramonta il sole, per esempio, mm. no? Quindi teniamo in considerazione che, appunto, in una città come Kiev, che è una grande capitale, una grandissima città, no? Con questi eh, enormi edifici, diciamo ancora di. Stampo sovietico, ma comunque anche molto ricca di eh, architetture contemporanee, tutte dedicate alla verticalità. No? Mm -hmm. Quindi palazzi con tantissimi piani. Ecco, immaginiamoci: eh, tre quarti della giornata senza corrente significa anche non poter prendere un ascensore, per mm -hmm. esempio. Significa non poter accendere una luce la sera, non poter ricaricare un cellulare. Eh, diciamo che gli ucraini sono stati veramente efficientissimi anche in questo nel senso loro, eh, davvero, non eh, ti trasmettono proprio questa idea di non arrendersi mai. Quindi, hanno studiato tutti i modi comunque per cercare di far fronte anche a queste situazioni. Si sono dotati di tantissimi eh, generatori a diesel. Quindi, eh, diciamo, ogni, ogni locale, ogni negozio, ogni struttura, bene o male, ha il suo generatore, no? Perché Tentare di appunto ovviare a questi momenti di mancanza di corrente però sicuramente è una vita difficile ecco ed è qualcosa che si comprende a fondo solo nel momento in cui proprio la si, la si sperimenta eh, Diciamo, mi fai venire in mente che prima parlavamo di quanto possa essere delicato la vostra idea di futuro che portate, che avete portato appunto lì forse in generale proprio l'idea di futuro, di un qualunque futuro è, è un argomento difficile in questo momento, insomma quando vivi in una situazione del genere di perenne incertezza proprio pensare in generale a un qualunque futuro è qualcosa che non ti viene in mente, quindi ancora di più proporne uno di un futuro particolarmente coraggioso una sfida doppia non so uh, sì lo è però um, come dicevo prima in realtà un'altra cosa che mi ha colpito è proprio il fatto che veramente il popolo ucraino ha una tenacia una forza mm. di volontà incredibile e secondo me anche in questo consiste la loro non resa cioè il fatto comunque di avere questa capacità di non focalizzarsi solo ed esclusivamente su ciò che sta succedendo mm -hmm. in questo momento, cioè è ovvio che loro eh, stanno subendo tutte le conseguenze de della guerra e, e quindi eh, cioè non possono far finta che non esista, però eh, la loro comunque è sempre una prospettiva verso un domani, cioè un domani in cui comunque loro... Uh, finalmente faranno parte dell'Europa mm -hmm. perché questo forse è proprio il loro desiderio più grande in cui finalmente potranno ricominciare a viaggiare potranno ricominciare ad accogliere turisti perché in realtà sono anche proprio questi aspetti che a loro mancano molto mm -hmm. cioè il fatto di sentirsi tremendamente isolati. Ecco, qualcuno di loro ci raccontava appunto che eh, in Ucraina, come dappertutto, c'è stato il Covid, no? Che è stata un po' una fase in cui tutti siamo stati rinchiusi, ci siamo un po' come addormentati. Eh, noi ci siamo risvegliati dal Covid, loro si sono risvegliati in guerra. Quindi sostanzialmente quell'isolamento è cominciato allora e continua mm -hmm. adesso. E, e forse quello che loro più, più vorrebbero, quello a cui loro più guardano davvero, è questa necessità di reinstaurare di nuovo rapporti con, eh, con, con le altre nazioni, con le altre popolazioni. Per questo dicevo appunto, per loro sono particolarmente importanti queste iniziative di proposta di amicizia fra comuni mm -hmm. ucraini e comuni stranieri. Eccetera. Quindi, eh, appunto, eh, secondo me è un popolo che veramente sa guardare molto al futuro bene. nonostante la, la situazione contingente. Bene, bene. Siamo, insomma, i tempi radiofonici sono, sono un po' stretti, quindi un'ultima domanda molto rapida: se da me, e Anna, ti chiedono di ritornare in Ucraina, tu che cosa rispondi? Eh, ci ho pensato <ride> varie volte, in effetti hai toccato sì, un punto, ma allora sì, penso che, che tornerei, nel senso superato lo shock di mm. prendere questa decisione una prima volta, sì, penso, penso che tornerei, soprattutto eh, beh, i rischi ci sono, eh, quindi io voglio essere molto chiara certo. su questo, non voglio incoraggiare nessuno a prendere, partire, andare in Ucraina come se niente fosse, mm. Perché comunque c'è una guerra lì, cioè i rischi ci sono cadono missili ogni giorno. L'armatura o non è a caso? No, assolutamente. <ride> uh... Però io tornerei perché ecco, mi è rimasto veramente molto, molto impresso questo, questo grande entusiasmo di questi ucraini nel vederci arrivare ehm, appunto soprattutto dopo quell'attacco missilistico fortissimo. Mm. Quindi loro pensavano proprio che non saremmo più partiti, no? Invece mm. ci cioè, ho visto proprio, ci hanno veramente accolto a, a braccia aperte, quasi increduli. Ci cioè, ho proprio percepito questo, questa necessità molto umana. Appunto, semplicemente di avere altri esseri <ride> altri esseri umani, appunto con cui scambiare emozioni, esperienze, pensieri, eccetera. Quindi sì, tornerei per questo, perché capisco, capisco molto bene questa loro necessità. Ecco, e capisco l'importanza di quello che a noi sembra un gesto semplicemente simbolico, no? prendere e andare lì da loro qualche giorno, invece per loro questa è una valenza. Molto più grande. Anzi, sicuramente c'è chi lo, lo deride come un gesto mm, solamente sì. simbolico, ma non apriamo questa parentesi polemica, <ride> non ne abbiamo il tempo. Allora, magari ci sarà ancora modo di, di risentirci. Avrei potuto dedicare tutta quanta la puntata, direi a questo, a questo racconto, <ride> ma a un certo punto, magari ti devo liberare. Grazie mille davvero Irene Caligaris. A voi. Per chi si fosse interessato a questa iniziativa, c'è un sito, appunto, Mean Movimento. Europeo per l'azione non, violen non violenta, non violenta eh, appunto MEAN, ci chiedevamo un po' come pronunciarlo, ma MINA ha un brutto significato in inglese, quindi meglio di no. Eh, e quindi insomma, grazie mille Irene e alla prossima. Grazie a voi.